Salve a tutti, ciao. Schiettatoio con dei bambini piccoli e vi serve tutto l'occorrente per loro, nessun problema, oggi vi facciamo vedere dove comprare. Oh, e allora siamo qui dentro questo negozio, come si chiama mamma? Hakachan Hompo. Questo si trova a Kinshicho, ma è una catena che si trova praticamente tutta a Tokyo, vero hai detto? Come vedete qua abbiamo Miwa che vuole comprare Anpanman, tutti i vari costumi di Anpanman. In questo negozio potete trovare, vedete qua sono tutti, questo è il reparto vestiti, di qua c'è il reparto giocattoli, però quello che voglio far vedere è quello appunto dove potete trovare, non so, i pannolini omogenizzati, comunque tutto quello che serve per bambini grandi e meno grandi. Io comprerei questo che da mettere onigiri dentro. Ah, per mettere onigiri, questa sì, qui è la carta quindi per fare gli onigiri. Le piace tanto questo Anpanman. Ah, questo sì, vabbè, a parte il personaggio, comunque questa qui è la carta per gli onigiri. E qua vedete ci sono tutti gli sciocchi, cioè tutte le posate, le scatoline per il vento di vari personaggi. Qui abbiamo anche, e questo qui invece è il reparto con tutte le stoviglie per i bambini, compresa la roba tradizionale, tipo vedete queste qua. Vediamo se c'è qualche personaggio noto, vabbè qui c'è Cars, ma queste sono in plastica, insomma queste qua, tutto questo di Anpanman che piace a Miwa sicuramente, cucchiaini, forchette di vari personaggi Disney e non. Allora qui vedete, a parte i seggiolini vari per la macchina, una cosa che va molto molto di moda in Giappone sono questi che si chiamano Dakohimo, che praticamente sono quello che sta indossando Yuri adesso, vedete? Questo qua, a parte la marca, c'è la marca più famosa che si chiama Ergo Baby qui. Molto comodo. È molto comodo, esatto, perché quando prendi la metropolitana andare con appunto con il passeggino è un pochino scomodo, e quindi se venite a Tokyo organizzatevi con questi, perché per i bambini sono molto più comodi di andare nel passeggino, perché ripeto, nel passeggino vedete quanto sono grandi, nella metropolitana capite che quando c'è tantissime persone è difficile entrare. Qui vedete quando comprate potete anche fare le prove con il bambino finto. È il nostro video. È un po' brutto questo, devo abbastanza dire. Pesante. Abbastanza peso anche. Sì, sì. Qui ci sono tanti snack giapponesi per i bambini. Miwa è molto ghiotta, specialmente di questi, più o meno questi qua, vero? Questi qua, questo è Boro. Questi sono famosi, fanno schifo a me, ma non sono per. Sì, a te dici che ti piacciono, ma ti piacciono, so. Questi sono quelli buoni, sono di Anpanman. Poi abbiamo anche i marshmallow, sarà calpissoda per i bambini, che è assolutamente da non dare questa roba qui. Dicevo, questi sono quelli di Anpanman, anche questo qui. Anpanman, per chi non l'avesse capito, praticamente è l'equivalente per i bambini di Peppa Pig, perché questo è Miwa, è già matta di Anpanman da qualche mese, vero? Spiega qual è Anpan. Ah, spiegalo te, vai, che li sai tutti. Anpanman non so qual è. Anpan è un pane che è con marmellata di fagioli dentro. Sì. E questo è un personaggio che il è il personaggio molto principale è il supereroe giapponese che rappresenta il pane con la marmellata di azuki dentro. Sì. E c'ha tutta una serie di colleghi che sono Karepanman, che è questo qua, cioè il curry, il pane al curryman. Poi c'è Shokupanman, che è il pane normale, e poi c'è anche il suo nemico acerrimo, è Baikinman. Baikin che significa? Che è questo qua. Baikin che significa batterio, sì sì, esatto. Quindi, che fa male al pane, no? Che fa male al pane, quindi il suo Anpanman combatte Baikinman. E tutte le volte che Anpanman muore, perché muore, non muore, però viene perde, ferito. Perde energia quando bagna la faccia, oppure lui può dare anche la sua faccia ai bambini piccoli. Che e, la che, fame, e che cosa succede fame. Quando deve essere cambiata? Però deve essere ricucinato, giusto? Ah, so, la faccia. Deve essere ricucinato. Quindi prendete tutti i personaggi di Anpanman, e vedete qua quanti snack che ci sono, è un'industria impressionante. Sono tutti cose che si mangiano, quindi Karepanman, Shokupan che è il pane, eccetera. Comunque qui abbiamo tutto il reparto per il cibo per i bambini. Ora facciamo vedere
qualche omogenizzato. Questi sono tutti. Facciamo vedere qualche gusto schifoso di quelli che compravi a Miwa. Tipo questo è Wafu Ranchisetto. Ecco, Wafu Ranchisetto, Wafu vuol dire giapponese, Ranchisetto è sette. E qua abbiamo la carne di pollo, poi abbiamo... Riso con pollo. Sì, il riso con pollo, sì, appunto. Questo è Taimeshi, Tai è l'orata se non sbaglio, sì, questo è il, l'omogenizzato all'orata con l'hamburger di tofu, però c'è scritto tofu hambago. Poi abbiamo questo qui, è yofu, praticamente sarebbe alla occidentale, e qua abbiamo i rodori yasai, questo è pollo e patate, tonno e gratinate, una roba eccezionale proprio. Insomma, questo qui è magari i vostri figli occidentali. E questo è Inakafu, questo è il mangiare della campagna. Abbiamo il pollo, la carne di bovino, e questa è una schifezza nel caleggio proprio. Comunque, questo è quello che potete comprare qui a livello di omogenizzati. Poi ovviamente ci sono anche Sanaka la frutta, ora non mi soffermo più di tanto. Insomma, questi invece sono gli istantanei. Ecco, questo qua è una cosa molto mangiata dai bambini come snack, e sono i senbei. I senbei praticamente ci sono dei salatini giapponesi che vengono fatti quindi per tutti, però questi sono quelli specifici per i bambini. E vedete, qui abbiamo spesso qua sono di tutti. Ora questi qui non so se sono in particolare di qualche personaggio, però è sempre rappresentato con personaggi buffi. Qui abbiamo un'altra carrellata, vedete, di baby food, e qua ci sono quelli più famosi, tra l'altro. Poi abbiamo udon per i bambini, che sono questi qua. C'è anche la pasta, pensate, c'è anche la pasta, ovviamente tutta istantanea. Questi baby spaghetti sono i spaghetti tagliati. Guardate. Poi senza sale, credo. Senza sale, ovviamente. Questi sono baby spaghetti. Oh. Pensate voi. E anche questi maccheroni, questo è scritto poi, macaroni. Sono tutti spaghetti. Questi spaghetti, insomma, tutte. Questa, il vostro figlio che non è giapponese, non so se apprezzerà molto queste cose qua. Se aveste invece figli particolarmente piccoli, e il latte in polvere, allora Miwa quale compra? Io ho da dire una cosa, quello di Morinaga, che non lo vedo qua, mi piaceva tanto anche a me mangiarlo in polvere perché mi ricordava le galatine. Comunque, questo è tutto. In Giappone si trova latte in polvere con sacche pino per una volta. Quindi mono porzione, quindi sì. Da portare via. Sì, ce me ricordo, ce l'aveva. Cubetto, sì, me lo ricordo che lo usavamo, ora ormai non lo. Miwa ha 2 anni, quindi non lo usiamo più. Quindi questo qua è il latte in polvere. Ora vediamo se trovo quello che piaceva tanto a me. Non lo vedo però. Questo è Meiji, non c'è Beanstalk, non c'è qua. Questo è da mettere latte in polvere per una volta. Una volta, sì. Diviso 3 volte. Sì. Basta usare questo un attimo. Sì, infilare dentro. Poi l'altro. Questo è un sacchetto per mettere latte in polvere, così quando si va fuori è già pronto per metterla. Sì, me le ricordo queste cose, ora è un po' che effettivamente. Questo si può usare anche da mettere il cibo. Anche il cibo, sì. Infatti ora noi ci mettiamo gli snack, vero, qui dentro? Sì, ora. Qui c'è il reparto biberon, vedete tutto quanto. Qua i bavaglini, i piattini, vedete, di Anpanman. Anpanman è una star per i bambini, c'è niente da fare. Sì, si dice che psicologicamente i bambini... Gli piace la faccia tonda di Anpanman, sì. Mi sa. Poi anche il colore. Anche il colore, sì. Ci hanno studiato sicuramente tanto per farlo. Altri attrezzi qua per pulire biberon, eccetera. Qui, vabbè, questo non credo che ne avrete bisogno, comunque queste sono le piscine gonfiabili per lavare i bambini. E poi qui abbiamo tutta una serie di... qui abbiamo sapone, tutto quello che vi serve per il bagnetto, eccetera. Qua altri prodotti per lavare i vestiti dei bambini. E qua entriamo nella sezione pannolini. Pannolini di tutte le marche, anche occidentali, vedete qua i Pampers ci sono, Muni, queste pensioni. Questa azienda Merris è un'azienda giapponese famosa. Pensate che 2 anni fa, quando è nata Miwa, non c'erano pannolini a Tokyo perché i turisti cinesi li compravano tutti. Quindi Merris, avevo letto questa notizia sul giornale, ha dovuto costruire altre 2 fabbriche per far fronte alla domanda. E noi infatti
i pannolini ce li portavano i miei soci dalla campagna, dove i bambini non ce ne sono praticamente, quindi era facile trovarli. E questo, per quelli che mette Miva, ci abbiamo anche i pannolini di Anpanman, senza quelli piange. Questo è Omutsu ga Niowanai Kuro, che vorrebbe dire la busta in cui si infila il pannolino e non puzza. Quindi queste buste qua, vedete, sono buste da 90, 15, 15, a seconda della grandezza SSM, vedete? Quindi anche questo, se vi può tornare utile. Quasi quasi dobbiamo comprare qualcosa di genere. Il vasino, in Italia lo chiamiamo così. Come si chiama qua? Maniva. Questo qua per fare... Omaru. Omaru? Però noi facciamo... Il buco? Solo buco. Cioè, si chiama il buco? Omaru. Omaru è... Non sai so che... Stavo capito. No, perché Maru è tondo, è cerchio. Comunque questo qui è il vasino giapponese, che anche questo per il vostro figlio o figlia viene in Giappone, gliela fate fare sul vasino di Anpanman, come toccherà fare a noi tra un po'. Se poi volete comprare delle cassettiere piccoline, vedete, c'è questa con Winnie the Pooh e Topolino. Proseguendo avanti, vedete, qua è la zona dove siamo prima, dove eravamo prima, e ci sono i vestiti, quindi non solamente prodotti, appunto, biberon, cibo eccetera, ma anche i vestiti. E qua invece, per esempio, roba per il letto, i lettini, che non credo ne avrete bisogno se venite in Giappone. Se volete comprare dei vestitini giapponesi per i bambini tradizionali, vedete, abbiamo un po' tutto quanto. Insomma, con tanto di camon, il camon è Topolino. Mickey. È Mickey, sì, è Topolino, sì. Ogni famiglia giapponese ha il suo stemma, questa è di Topolino. Questo, vedete, invece sono dei kimono. E questo qua, vieni a spiegare te, che io lo so, ma lo fai meglio. Questo, vedete, è quel kimono che mette sopra la mamma al bambino per l'omiyamairi, cioè l'equivalente del nostro battesimo alla fine. È la prima volta al tempio, anche noi l'abbiamo fatto, no? Sì. In un tempio, mi ricordo, a Kanda noi l'abbiamo fatto, se non sbaglio, vicino alla Chiabara. E vedete, qua ci sono tutti questi vestiti. E poi questi qui dietro invece sono la Shichiko-san, questo sì, qua? No, questo è quando fa grande si può mettere anche i bambini. Questi qua, vedete, questi sono neri, quindi sono da alta cerimonia. Poi questo è Okui, però. Questo è Okuizome, praticamente è una cerimonia che abbiamo fatto anche noi, cioè un giorno in cui praticamente inizia lo svezzamento del bambino. C'è tutta una serie di pietanze ben auguranti che devono essere mangiate per la prima volta dal bambino. Guardate che ci sono anche le calze giapponese piccole per i bambini. Eccole qua. Questa qui invece è la zona dei giocattoli. A dire la verità, di giocattoli ci sono pochi, e fortunatamente quasi tutti abbastanza educativi, a parte quelle macchinine che comunque sono fatte in Giappone, queste della Tomica sono famose, quindi vedete ci sono anche gli adulti che le vedono. Sempre i soliti giocattoli, appunto, di Anpanman, i giocattoli dei trenini, i treni finti, che in Giappone, sapete, i treni sono abbastanza popolari. Insomma, qua poi tutti i vari Kamen Rider, queste cose qua, insomma, che non mi intendo neanche. Tanto vediamo che questo qua, sì. Kyokei Shakashan, Kyokei Shitsu, praticamente è la stanza di riposo, di pausa per i bambini. Sempre in tutti i centri commerciali. Tipo di negozio per i bambini. Ma anche quelli normali, eh. Vane, è un posto per cambiare pannolini, poi c'erano acqua calda per il latte. Per fare il latte. E poi sì. La sala privato. Per l'adattamento. L'adattamento, ora noi non entriamo dentro a farvelo vedere, perché sono tutti bambini e mi scoccia, insomma. Riscaldare il latte, mal mangiare. Ora, dicevo, non ve lo facciamo vedere perché sono troppi bambini dentro e mi scoccia fare le riprese. Comunque, in tutti i centri commerciali, soprattutto nei negozi per i bambini, li potete trovare sempre. Grazie per aver visto questo video, spero che vi possa essere utile. Capisco che questo non è un video per tutti, ma molti via via mi hanno chiesto di far vedere un negozio per i bambini. Quando vengono a Tokyo con dei neonati o con dei bambini più grandi, questo tipo di negozi può tornare utile. Ora c'è Miwa che ci sta tirando dietro, quindi se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo con chi ha bambini piccoli e ha intenzione di venire qui in Giappone. Come sempre visitate il mio sito www.donake.it, la mia pagina Facebook Tommaso in Giappone, l'account Instagram, e ci vediamo al prossimo video da Giappone. Ciao ciao!
saluta. Ciao.